Buongiorno, buongiorno dalle Perle Poker Room. Oggi, come vedete, questo Day 1B è la giornata degli occhiali, quindi mi sono anch'io adoperato per trovare un paio così a caso tra quelli disponibili. Questo è quello che ci è toccato, come il nostro fido Simone, che quello che ci è toccato anche io. Sì, in senso proprio fisico. Esatto. E il nostro Simone che entra oggi a far parte dello staff per la prima volta, e lo vedete per la prima volta in video. Quindi dicevamo, appunto, Day 1B, siamo alla fine del quarto livello con circa 150 giocatori iscritti al momento. Chip count che potete vedere naturalmente sulla nostra pagina www.sharkevents.it, che è cambiato perché è cambiato rispetto a quello che avevo io. Il signor Linda N ha appena raddoppiato. Che è di, nazionalità. Non so, ignota per il momento. Esatto. Ha appena raddoppiato il suo stack, portando 665.000 e superando Ezio Maressi, che è stato il primo player out di giornata e che ha goduto del suo rientry. Esatto. E fino a poco fa io appunto ce l'avevo come chip leader, quindi anche 157.000. Come tu mi insegni, me l'hai detto prima, qualche volta fare un rientry può portare a dei frutti molto gustosi mentre gli si stanno ammazzando più o meno. Vabbè. E giocatori importanti in gioco quest'oggi abbiamo, sono entrati in campo Claudio Verdiani del KK Piombino e Matteo Tranchina del Double A Palermo, entrambi a caccia di punti per la classifica player, visto che Diego Caserio sta recuperando posizioni, dovrebbe essere più o meno in testa, anche perché in testa della classifica, oltre ad essere in testa dei 1A, non riesco a parlare stamattina, anche perché siamo pomeriggio come sempre. Abbiamo in campo ancora Dragan Zaric, Stefano Gasperini, Luca Trotta, Nico Giberto che è qui al tavolo a fianco a noi, e abbiamo ancora Mauro Bressan, Erico Iervasi, e hanno goduto della possibilità di rigiocare anche Matteo Impagliatelli, il Burbero, Filippo Etna, come spesso accade, Stefano Cardinale e Mitia Rudolf. Anche sono venuti a giocare quest'oggi Giuseppe Ciuoffo e Salvo Maggiore. Simone, che dire? Beh, un dei due, un dei uno. No, 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 io volevo chiederti un'altra cosa. No, non c'è. Dovete sapere, allora, dovete sapere che Simone, va bene, che no, è un, dillo però che lo stai dicendo per la prima volta, no? Sì, lo dico per la prima volta. Lo stai dicendo per la prima volta. Simone, non ti faccio la pubblicità. No. Abbiamo saputo che Simone è andato, che è un universitario di quelli, è stato buttato fuori dal suo insegnante, quello che doveva fare l'esame, perché portava i pantaloncini corti. Quindi, a beneficio dei giovani universitari che ci stanno ascoltando, sappiate che bisogna andare a... Come? Dite no al pantalone corto. Esatto. Noi diciamo no al pantalone corto e diciamo soffrite, agli occhiali da deficiente, che noi mai ci sogneremmo di utilizzare. Se andavo con gli occhiali che hai tu all'esame, non so come andava a finire. Secondo me era 30 lode in fiducia. Esatto. E appuntamenti di oggi, cercheremo per quanto possibile, in maniera anche un attimino più seria forse, di fare 4 TG quest'oggi. Il feed è molto corposo, quindi ci aspettiamo grandi botti, grandi cose. Seguiteci sul nostro mini blog, che oggi è curato da Simone e da Calvin, che prenderemo più tardi, quindi avremo grandi, grandi numeri, possibilità di vedere e tante belle cose, di seguirle con la nostra consueta facezia e leggerezza, ma sempre per tenervi ovviamente informati. Salve, tutto bene? E perfetto, siamo felici. Salve, ci saluta Greggio Giacchetti. Come? Sì, certo, ciao. Fai un saluto a KK di Piombino. Salutiamo gli amici del KK Piombino, salutiamo sia K che anche l'altro K, sì, che uno è di cuore e l'altro di pink. Di denaro. Di denaro, va bene. Di denari, coppe, bastoni, niente. Sette belle, primiera e... E scopa. E scopa, perfetto, siamo perfettamente coordinati, grazie. La linea più tardi, prego, si immagini. E la linea ce la diamo da soli più tardi. Esatto. Simone torna a lavorare, che non stai facendo una beata minchia. Grazie, a dopo, ciao.